È un momento anche per riflettere sulla nostra storia recente, ora che la si può guardare con più distacco, senza particolare spirito di facciosità. Ovunque ha avuto successo, nelle province in cui è stata allestita, non poteva mancare Siracusa, dove l'impegno dell'efficientismo statale è stato particolarmente intenso negli anni 20 e 30 e quindi grazie alla soprintendenza, grazie alla collaborazione degli studiosi, costituiremo un momento di riflessione anche per i ragazzi delle scuole. Credo che ce ne sia davvero tanto bisogno.